Chi non mi conosce, sono Matteo Cazzolani del portale Welfare Network, che insieme al Partito Democratico di Cremona organizza questo dibattito insieme appunto con l'europarlamentare del PD Sergio Cofferati, che è con noi questa sera. Lo ringraziamo per essere venuto. Fa un po' caldo, cercheremo in qualche modo di rinfrescare la serata con temi di stretta attualità che riguardano soprattutto la politica ovviamente italiana. Le notizie che oggi arrivano dal Parlamento nazionale sono abbastanza importanti, quindi è normale che arriveremo anche a parlare di queste tematiche, ma direi a questo punto di approfittare anche della presenza di un europarlamentare del PD per affrontare appunto alcune tematiche che sono più strettamente legate all'Europa, a quella sede parlamentare che come possiamo vedere in tutti i nostri consigli comunali, regionali e anche nel Parlamento, strettamente condizionano la politica che viene traslata anche nel territorio. E appunto Sergio Cofferati direi che è la persona più adatta per affrontare tematiche nazionali, locali ed europee al tempo stesso. Non c'è bisogno che vi faccia il curriculum vitae di Sergio, comunque per onore di cronaca è puntuale dire europarlamentare del gruppo dei socialisti e democratici europei, prima ancora sindaco di Bologna, prima ancora segretario generale nazionale della CGIL, quindi una personalità che viaggia dal lavoro per gli italiani all'Europa, ai diritti appunto dei lavoratori a livello continentale. E è un cremonese, quindi insomma, siamo legati al territorio, ma tornando alla mia introduzione vorrei in qualche modo focalizzare alcuni punti fondamentali che adesso dettano in qualche modo l'agenda di Cofferati europarlamentare. Beh, abbiamo tre priorità stringenti. La prima, come tutti voi sapete, è quella legata ai rapporti tra Stati Uniti d'America e Unione Europea. Come ben sapete c'è questo scandalo delle intercettazioni fatte, presunte intercettazioni fatte dal governo americano nei confronti di molti diplomatici europei. Ebbene, queste intercettazioni ha creato non soltanto molte proteste da parte dei governi dell'Unione Europea, Francia e Germania in primis, ma anche un possibile blocco della firma del trattato di libero scambio tra gli USA e l'Unione Europea, che in qualche modo potrebbe arrivare ad avere dei condizionamenti geopolitici non indifferenti per quanto riguarda il mondo occidentale e più in generale insomma la politica estera europea. Un secondo punto del quale secondo me è opportuno parlare è anche quello del bilancio europeo. Il Parlamento europeo, di cui Cofferati fa parte, ha avuto la forza di bocciare una proposta di bilancio proposta dal Consiglio europeo, quindi dai capi di Stato di Governo di vari paesi dell'Unione europea, che al tempo erano 27, ora sono 28 con l'ingresso della Croazia, e il Parlamento ha avviato un processo di contrattazione con il Consiglio europeo, che in qualche modo sta portando a certi risultati che poi Sergio Cofferati ci dirà. Un altro punto secondo me fondamentale è quello stringente dell'Egitto. Noi siamo a pochi passi, metaforicamente ovviamente parlando, dal Nord Africa, abbiamo una rivoluzione in corso o una controrivoluzione, chi lo sa. È bene comunque sapere qual è la posizione dell'Europa, soprattutto da parte di chi, come Sergio Cofferati, si è occupato molto di politica estera. E colgo anche l'occasione per parlare di un altro fatto legato alla politica estera, ma anche alla politica europea, che è quello della Grecia. L'intervento che tu, Sergio, hai fatto in sede di Parlamento europeo contro la chiusura della TV pubblica greca, insomma, è secondo me una buona presa di posizione che testimonia una buona politica che il PD riesce a fare anche in un'istituzione vista molto lontano come il Parlamento europeo. Finisco per porre un ultimo piccolo tassello all'interno di questo insomma, grande mosaico che è la politica europea, che è il tema che condiziona la serata di oggi, per la quale noi siamo chiamati qui a conversare con Cofferati, che è il lavoro. Quali sono le politiche del lavoro in sede dell'Unione Europea, come il nuovo bilancio europeo, di cui il Parlamento europeo è molto protagonista, può influenzare in positivo o in negativo la tematica del lavoro, che come sappiamo è dirimente soprattutto in paesi che vivono una forte crisi economica e sociale come l'Italia, e come appunto questo può, ti parlo da esponente del portale Welfare Network, favorire delle politiche di welfare che in Italia e in alcune regioni come la Lombardia, dopo un ventennio di governo Formigoni, purtroppo cominciano fortemente a scricchiolare.